ce la fa. Ha passato il blocco dei carabinieri. Fatto. Bene, signori, grazie, buongiorno a tutti, e grazie dell'opportunità, anche perché, come posso dire, faccio questa presentazione a casa, anche perché se sono, come diceva appunto Guido, anche se sono settimanalmente triestino, però arrivo da 2 chilometri da qua, quindi è un particolare piacere. Io cercherò di fare così una presentazione, come posso dire, come mio costume, abbastanza semplice, però al solito posso dire delle cose ovvie, e magari fate così se sono troppo ovvie, o fermatemi tranquillamente in qualunque momento se volete gli approfondimenti. Io cercherò, non riuscirò a stare nella mezz'ora, comunque cercherò di comprimere e poi per il resto del tempo di rispondere molto volentieri a domande piuttosto che fare al limite qualche piccolo approfondimento. Intanto, di che cosa parliamo? Parliamo di questo giocattolo. Parliamo di questo giocattolo che è sostanzialmente un complesso di acceleratori di particelle e poi che sta a Basovizza, vicino a Trieste, e di cui poi cercherò appunto di illustrarvi un po' le caratteristiche e soprattutto per certi versi le finalità. Dicevo, siamo in quel di Trieste, e questa è una piccola così posizionamento, questa è la città, questo è il porto, e qui siamo, ovviamente qua non si vede, ma qui siamo sul Carso, già a 400 metri a Basovizza, praticamente a 2 passi dal confine con la Slovenia, che è sostanzialmente questa linea che vedete da questa parte. Che cos'è un sincrotrone e un centro di questo tipo? Diciamo che nella conoscenza comune, e questo vale anche e soprattutto, ahimè, per i cittadini anche locali, anche triestini, il sincrotrone è sostanzialmente un piccolo SER. No? A Ginevra c'è un anello che è 27 km, quindi è bello grande, a Trieste abbiamo uno che è 270 metri, quindi è solo una cosa in scala. Niente di più sbagliato, nel senso che che cosa si fa al CERN? O meglio, diciamo, ciò che ci avvicina al CERN è molto meno di ciò che ci avvicina a un comune vecchio televisore con tubi a raggi catodici. Intanto per il tipo di particelle che si accelerano, perché al CERN si accelerano protoni, e nei sincrotroni si accelerano elettroni, che è tutta un'altra storia, cioè proprio sono due mondi totalmente diversi. E dopodiché, per quanto riguarda il CERN, la finalità evidentemente è quella di far collidere delle particelle, e come dico spesso, cercare di capire cosa ha fatto il buon Dio all'inizio dei tempi. In un vecchio televisore con tubo a raggi catodici e in un sincrotrone, sostanzialmente la finalità dell'accelerazione delle particelle è quella di fare della luce. Nel televisore per proiettare nelle immagini, per un sincrotrone vediamo per che cosa. Quindi, in estrema sintesi, scusate, ma... Oh, signore, cosa è successo? Eccoci. In estrema sintesi, un centro di questo tipo è una fabbrica di luce. Non a caso una macchina di questo tipo che sta in Giappone si chiama esattamente Photon Factory, quindi una linea di produzione di fotoni. Spesso nelle mie semplificazioni dico che noi lavoriamo col criterio dell'agriturismo, nel senso che facciamo un prodotto che deve essere consumato fresco, deve essere consumato in loco, perché non ha senso impacchettarlo, in questo caso è impossibile impacchettarlo e portarlo in giro. Come funziona sostanzialmente? Io dico delle cose che possono essere anche così semplici, ma mi piace richiamare un attimino il concetto. Vengono accelerate le particelle in questa zona, che è un catodo, solo più complesso, ma il principio è esattamente quello del catodo del televisore. Vengono accelerate e progressivamente portate ad energie che sono, quelle sì, profondamente diverse rispetto a un televisore. Se in un televisore parliamo di 10 kV, qua parliamo di un GeV, un GeV e mezzo, 2 GeV sostanzialmente, quindi 2 miliardi di volt, diciamo, come se parlassimo di differenza di potenziale per accelerare le particelle. Vengono iniettate in un anello, detto storage ring o anello di accumulazione, e
Sostanzialmente tutte le volte che le particelle sono deviate da un campo magnetico, e lo devono essere perché per poter essere tenute in orbita evidentemente devo in qualche modo deviarle, essendo relativistiche, quindi viaggiando 99.999 rispetto alla velocità della luce, emettono una radiazione che originariamente negli anni 50 e 60, quando si facevano le prime macchine acceleratrici per fare i primi collider, era sostanzialmente una rottura di scatole. Perché questa, allora in un collider quello che si vuole è avere la massima energia delle particelle per farle scontrare sostanzialmente, o su una targhetta o tra di loro, ma voglio avere l'energia. Evidentemente se la particella mi emette della radiazione perde energia. Qualcuno si accorse tuttavia in quegli anni che questa radiazione aveva delle caratteristiche molto particolari. Intanto era una radiazione molto pulita, la seconda cosa che era estremamente intensa, e la terza molto interessante che ha uno spettro molto largo, cioè va praticamente dall'infrarosso fino ai raggi X. E quindi qualcuno cominciò a pensare che tutto sommato poteva essere utilizzata come luce per alimentare che cosa? Per alimentare dei microscopi sostanzialmente. E quindi si cominciarono negli anni 70-80 a costruire quello che era originariamente un fastidio divenne un asset, e quindi si cominciarono a costruire le prime macchine dette di prima generazione negli anni 70-80, che erano macchine molto piccole comunque, che venivano dedicate proprio per fare luce. E qui è il punto, cioè mentre i collider CERN, tanto per capirci, servono per studiare la fisica di base, la fisica delle particelle, la cosmologia e quant'altro, e queste macchine sono semplicemente delle lampadine, comunque complesse, comunque costose. Tenete presente che quel giocattolo che avete visto è un oggetto che mal contati vale 500-600 milioni, ecco, tanto per dare l'idea. E si cominciarono appunto a costruire queste macchine che sono sostanzialmente, ripeto, delle lampadine, comunque complesse, ma pur sempre delle lampadine. La luce dove viene e come viene utilizzata? Poi magari vi farò vedere anche qualche immagine. Dicevo, viene canalizzata in linee tangenti all'anello, che sono dette appunto linee di luce o beamline. Alla fine di ognuna di queste linee c'è una stazione sperimentale che utilizza la luce per che cosa? Molto spesso chi viene in vista dice: ma cosa ci fai con un sincrotrone? E per quanto può essere maleducato, si risponde con un'altra domanda. Dice: cosa ci fai con un microscopio? Ci guardi le ali delle farfalle, ci guardi i virus, ci guardi i farmaci, ci guardi qualunque tipo di oggetto che... Dice: beh, ma allora perché non ti usi un comune microscopio, un comune strumento da laboratorio? Esattamente per quello che si diceva prima, cioè un sincrotrone parte laddove la strumentazione di laboratorio finisce. Ad esempio, l'intensità della luce è talmente elevata che, parlo di farmaceutica per esempio, ciò che con uno strumento da laboratorio ti porterebbe via delle settimane, per non dire dei mesi, lì puoi fare l'esperimento in 5 minuti. Quindi intensità, pulizia, distribuzione spettrale rendono questa luce assolutamente unica. L'intensità di luce che si ha in queste macchine è superiore a qualunque sorgente di tipo naturale o artificiale. Tenete presente che l'intensità del fascio alla fine di una beamline è qualcosa dell'ordine di 10 miliardi di volte l'intensità della luce solare. Ecco, quindi questo può dare un attimino l'idea di quello che si può fare. Quindi quello che si fa con la luce di sincrotrone non si fa con nessun altro strumento di tipo analitico. E da qui viene fuori la natura di queste macchine. Sono dei centri di analisi dei materiali. Qui si fa scienza dei materiali, punto. Quindi si fa anche ricerca di base, ma sui materiali. Quindi lo studio dei materiali del futuro, e poi vedremo anche, come ho detto, del passato. Questo è semplicemente un disegnino che fa vedere lo spettro dove si colloca la luce di sincrotrone nell'ambito dello spettro elettromagnetico, e potete vedere che stiamo andando anche dal lontano infrarosso fino ai raggi X. A seconda del tipo di macchine, la durezza, quindi l'energia dei raggi X che si ottiene, è più o meno elevata.
Quella di Trieste è una macchina cosiddetta per estremo, che arriva fino all'estremo ultravioletto, fino ai raggi X cosiddetti soffici, macchine diverse, non necessariamente migliori, hanno caratteristiche diverse, tipo quella che peraltro è più vicina a Genova di Trieste e quella di Grenoble, vanno fino ai raggi X duri o molto duri sostanzialmente. Questo è un po' un disegnino di quello che diciamo una rappresentazione schematica di quelle che sono le beamline. Attualmente in Elettra ci sono 26 linee di luce che alimentano altrettante stazioni sperimentali. Ogni stazione sperimentale utilizza una o più tecniche di indagine per un complessivo numero di 28 tipi di indagini diverse. Perché tecniche diverse? E per studiare cose diverse. Posso raccontarvi così un fatto che ci è vicino, nel senso che abbiamo fatto anche recentemente uno studio sui semi di basilico per il CERSA di Albenga, perché non so se lo sapete, ma in certe annate il 90% della raccolta di basilico se ne va per la peronospora e quindi la coltivazione è distrutta. C'è una lite milionaria tra produttori di semi e agricoltori, perché i produttori di semi dicono che il seme è pulito e poi si sporca in campo. Gli agricoltori dicono no, mi dai il seme sporco, no? L'unico modo di capire questa cosa è se il fungo della peronospora è sulla superficie del seme o all'interno, perché se è sulla superficie parliamone, ma se è all'interno non c'è storia, è del produttore. E le tecniche di laboratorio non possono discriminare questo. Quindi ci hanno portato i semi di basilico e dice: ci riuscite voi a capire dove è questo maledetto fungo? E lì ci stiamo ancora lavorando, perché abbiamo scelto diverse tecniche, sono fluorescenza, diffrazione, fotoemissione, via dicendo, per cercare di capire dov'è sto dannato fungo nel basilico. Quindi, e non l'abbiamo ancora scoperto, cioè non si riesce ancora, cioè ci sono degli indizi ma non si riesce ancora, perché lì si vanno a vedere gli elementi chimici tipici del fungo per capire dove sono, però nonostante tutto ancora non c'è una risposta chiara, e lì o hai una risposta chiara oppure... Ecco, per esempio, giusto per fare degli esempi, poi ne facciamo degli altri, si fa moltissimo nei sincrotroni sulla farmaceutica, anche per le litigation sui brevetti e quant'altro, per capire se dei farmaci generici oppure fatti in altri paesi violano brevetti, se hanno la stessa composizione, lo stesso polimorfismo e quant'altro. E queste robe si fanno solo in questi posti. Quindi dicevo, 28 tecniche che servono a studiare materiali negli ambiti più diversi. Si parte dall'agroalimentare, leggo semplicemente la chimica, catalisi, si fa moltissimo sulla conservazione dei beni culturali, per esempio, se ne fa sempre di più, energia, ambiente, ovviamente elettronica, ovviamente semiconduttori, superconduttori, medicina, diagnostica, al punto tale che su abbiamo un vero e proprio ambulatorio per la mammografia con luci di sincrotrone. È stato sviluppato un protocollo con l'ospedale di Catinara, che sta lì vicino, per fare mammografie laddove ci sono dei casi dubbi a livello diagnostico ospedaliero, perché la risoluzione, lavorando in contrasto di fase, la risoluzione che si ha con la luce di sincrotrone a dosi estremamente più basse, tra l'altro, di quelle di una macchina ospedaliera, si ha una risoluzione che si avrebbe solo con delle biopsie, e quindi si evitano le biopsie facendo analisi di questo tipo. Quindi si va dall'estremamente piccolo, dall'insieme di atomi e di molecole, fino, passando per i virus, fino all'intero corpo umano. Qui si fa veramente di tutto. Qui ho fatto, proprio in funzione del titolo che abbiamo voluto dare a questo intervento, ho fatto un po' una lista, ma una lista assolutamente, non dico casuale, ma sicuramente incompleta. Non leggo neanche, faccio solo qualche esempio. Rischi ambientali e occupazionali. Stiamo facendo studi insieme all'INAIL sui meccanismi che portano al tumore del polmone a causa dell'asbesto, sostanzialmente.
dell'asbesto, dell'amianto. Perché ci sono lì si sta scoprendo delle cose, che per esempio c'è un'associazione vicino al fibrille di amianto con una concentrazione di atomi di ferro che sembra che sia quello che poi dà origine al tumore. Sempre con l'INAIL siamo partiti con uno studio sulle nanoparticelle, perché con l'amianto abbiamo mangiato pane e amianto per decenni tutti quanti ed era una roba meravigliosa, dopodiché a un certo punto ci siamo accorti che forse non era proprio così igienico. E le nanoparticelle cosa ne sappiamo? Cosa saranno fra 10, 20 anni, 30 anni e via discorrendo? E quindi si sta facendo studi, diciamo, analoghi a quelli che si fanno sull'amianto, sul potenziale effetto, evidentemente in questo caso, delle nanoparticelle. Si studiano materiali per le celle a combustibile, si stanno facendo studi sui materiali magnetici. Abbiamo fatto studi sulle vele per capire diciamo, il deterioramento delle vele con fibre di carbonio. Direi che il limite come? LED organici, sì, LED organici. Diciamo che gli esempi sono di tutti i tipi. Mi viene in mente una cosa, ce ne sono poche copie, ma ce n'è qualche copia di là. Elettra ha avuto l'onore, perché tale è, di avere una storia su Topolino, che siamo l'unico centro in giro per il mondo che ha avuto questo onore insieme al CERN, di avere una storia su Topolino. E hanno preso, sono stati lì un paio di settimane i sceneggiatori di Topolino, e hanno preso un esempio. La storia si ispira ovviamente in modo fantastico, ma si ispira a una cosa vera, cioè lo studio delle merendine, dei croissant surgelati. Perché il problema è quali sono i meccanismi enzimatici e non solo che portano alla migliore qualità del prodotto congelato e poi riscaldato e portato a. Perché lì giocano per esempio le dimensioni di cristalli di ghiaccio, perché le dimensioni di cristalli di ghiaccio bucano le cellule del prodotto e quindi in qualche modo alterano le caratteristiche. Allora, come fai a surgelare in modo tale da avere i cristalli di ghiaccio più piccoli possibile? Ecco, faccio solo degli esempi per dire che si va veramente dallo studio della biologia strutturale, quindi delle caratteristiche delle proteine, anche dinamiche delle proteine, fino ai prodotti di largo consumo. E questo rende l'idea di quanto possa essere diversa la finalità di un centro di questo tipo rispetto a dove si fa fisica di base, ricerca assolutamente di base tipo CERN. Quindi diciamo che odontotecnica, si studiano le caratteristiche dei materiali, dell'interfaccia dei materiali per impianto. Ripeto, gli esempi possono essere infiniti. Certamente, c'è una grande attenzione per i materiali del futuro, ma c'è anche una grande attenzione per i materiali del passato. Altri esempi, strumenti, viole, violini e via dicendo. Un nostro affezionato cliente è il liutaio Giordano, che sta qua in Piazza dei Garibaldi, che per quanto mi risulta è il vice conservatore del cannone di Paganini. Abbiamo cercato di portare sul cannone, ma ci hanno detto di no. Sistematicamente viene con strumenti d'epoca per studiarli. Cosa ci fai con gli strumenti d'epoca? Beh, intanto con una tecnica che si chiama dendrocronologia riusciamo a stabilire l'età dello strumento del legno, perché con delle micro tac, fate ovviamente con luce di sincrotrone, si riescono a determinare talmente bene le venature del legno che con le storie e con le serie storiche delle piogge si riesce a capire in che anni è vissuto l'albero da cui è poi nato il violino. E quindi ci sono delle sorprese piacevoli, perché magari chi ha comprato un violino per qualche milionata di euro nasta a Londra scopre che la cassa sì è del 1600, ma il manico del 1890 perché è stato sostituito. Con tecniche di analisi chimica, studiando le colle che sono state usate, si capisce chi è stato il liutaio, perché ogni liutaio aveva la sua colla caratteristica, e quindi se te lo vendono come guarnieri del Gesù magari uno Stradivari.
E quindi ecco, questi sono degli esempi. Abbiamo studiato degli organi di, ho delle immagini, se riesco a farvele vedere. Vediamo un attimo, salto un po' sulle slide, ma giusto per... Ecco, questa è un'immagine del violino in posizione sul rivelatore. E vediamo un po' dove ho, se ho l'organo di carta da qualche parte. Mi sembrava di sì, ma non lo vedo adesso. Eccolo qua. Ci sono pochi esemplari che risalgono soprattutto ai tempi della corte dei Medici, di organi con le canne di carta, che mi dicono, perché certamente non sono esperto di queste robe come di tante altre, che abbiano un suono assolutamente flautato, e però si deteriorano le canne di carta. Quindi andare a studiare quali sono i meccanismi con cui le canne dell'organo si deteriorano e quindi possono essere conservate sono un altro argomento di estremo interesse. Ovviamente, volevo dirlo prima, lo dico adesso, come funziona l'accesso a queste macchine? Diciamo due tipologie separate, quello scientifico e quello industriale. Quello industriale, partiamo, molto facile. Le aziende ti fanno una richiesta d'offerta, tu fai una quotazione e in funzione della quotazione, se viene accettata, viene l'azienda con il campioncino, in quel caso ovviamente operiamo noi sulle linee, si fa l'analisi, i risultati vengono forniti a fronte di una fattura e sono assolutamente, ovviamente, confidenziali per ovvie ragioni. In molti casi al nostro stesso interno non sappiamo chi sia il cliente, perché in tutti i casi è confidenziale l'analisi del risultato, in molti casi addirittura non circola neanche all'interno il nome del cliente quando chiede di... anche perché si fa roba, come posso dire, di frontiera, no? E quindi non si vuole neanche dire che si è fatta questa analisi nell'ambito di un sincrotron. L'accesso scientifico invece è un accesso, diciamo, per titoli, nel senso che l'università piuttosto che altro centro di ricerca, chiunque voglia accedere fa una richiesta che viene analizzata da un peer review committee con esperti del particolare settore e viene assegnato tempo macchina in termini di shift, ovvero di gruppi di 8 ore. Non l'ho detto, ma qui lo dico, Elettra è una società di diritto privato con contratto nazionale dei metalmeccanici che lavora H24 7/7 a turni, e quindi si assegnano dei turni agli utenti che vengono e con la logica dell'agriturismo fanno il loro esperimento. In questi casi l'accesso è gratis, avviene appunto per bontà della proposta. È un indice di, come posso dire, di competitività e di bontà della macchina è il fatto che ci siano molte più proposte rispetto alla possibilità di tempo macchina. Noi siamo circa mediamente 3-1, delle linee di luce sono più gettonate, altre meno, ma mediamente possiamo dare un accesso ogni 3 richieste che vengono fatte. Ripeto, in questi casi l'accesso è gratuito. Perché? Si fa così in tutto il resto del mondo. Cioè con l'obbligo di disseminazione dei risultati ovviamente e quindi pubblicazione su riviste scientifiche. Ma chi viene pagato dallo Stato? Viene pagato dallo Stato. Allora, qualche informazione sulla struttura, sull'azienda. Allora, Elettra è una società consortile, Elettra Sincrotone TDS SCPA, società consortile per azioni. Nasce negli anni fino agli anni 80, prima luce nel 93, rifacimento della macchina con il booster, nuovo acceleratore, via dicendo, nel 2008, realizzazione di una macchina lineare che è un free electron laser, un laser elettroni liberi tra il 2007 e il 2010, ma poi vi faccio un cenno anche di questo. Società di diritto pubblico, però i soci li vedete, sono il titolare, il proprietario dello Science Park, del campus, che è Area Science Park, la regione Friuli, il CNR in Italia. Quindi,
società di diritto privato, però completamente finanziata, posseduta da enti pubblici e finanziata dal pubblico, abbiamo due leggi speciali che ci danno, che definiscono la lettera società di interesse nazionale e la finanziano per circa 27 milioni all'anno. Peccato che per far girare la giostra e sparare il cannone abbiamo bisogno di quasi 60. Quindi un po' ce li andiamo a cercare sui progetti europei e un po' ci sono dei progetti sul fondo ordinario degli enti di ricerca, sempre del MIUR, che però tutti gli anni sono ridefiniti e tipicamente sappiamo quanti soldi avremo per l'anno in corso, ecco, allora, tanto per capirci, no? Quanti soldi avremo per il 2017 lo sapremo forse a fine di questo mese e se va male lo sapremo il prossimo febbraio. Così è. Ecco. Banche amiche. Ecco. Perché banche amiche devi lavorare a sbalzo, ovviamente. Quindi diciamo, per rispondere alla domanda, sì, c'è un finanziamento dello Stato, perché altrimenti non ti regge. C'è un'attività commerciale, ma è marginale, nel senso che tutto compreso riusciamo a fatturare un 4-5 milioni all'anno. Fatturare. Non margini, quindi non ti reggeresti da questo punto di vista. In Germania hanno fatto una macchina che era intesa, una macchina media, molto più piccola della nostra, che era intesa solo per applicazioni industriali, hanno sbaraccato dopo 2 o 3 anni, perché l'hanno girata ad attività scientifica perché non si reggeva assolutamente da questo punto di vista. Ecco, tornando un po' agli esempi, si fa di tutto, dai vetri delle cattedrali medievali agli inchiostri antichi, ai papiri, abbiamo avuto diciamo pezzi di Corano piuttosto che di Bibbie antiche. Una cosa che non abbiamo fatto noi, che però abbiamo fatto a ISRF a Grenoble, pensate, è questa: c'erano dei rotoli di papiri antichi che però erano talmente compressi che non si riusciva, cioè srotolarli avrebbe significato distruggerli. Allora, sempre con micro tac ad altissima risoluzione, si è fatta la tac del rotolo intero e lo si è aperto virtualmente a livello software. E si è andati a leggere cosa c'era dentro le varie fogli del rotolo senza distruggerlo. Ecco, questo, quando venne la ministra Giannini in visita e ci chiese cosa può servire, ecco, dal punto di vista culturale, del cultural heritage e via dicendo, facciamo questo esempio che è abbastanza, direi, abbastanza significativo, no, di quello che si può fare. Ovviamente si lavora sulle malattie, si lavora sui farmaci per l'Alzheimer, si lavora sulla contaminazione atmosferica, e chi più ne ha più ne mette. Ecco, voglio dire, gli esempi sono quasi infiniti e, ripeto, limitati limitati dalla fantasia. Io vado ancora un po' avanti, poi cerco di fermarmi. Qualche dato. La struttura societaria, più o meno ve l'ho detta, siamo 400 addetti tra tempi indeterminati, diciamo full time equivalent, siamo su 100.000 metri quadri di superfici, forniamo 5.000 ore di luce all'anno, quindi 5.000 ore di luce per le singole beamline. Ci sono complessivamente tra Elettra e Fermi, di cui poi vi parlo brevissimamente, 34 linee di luce, abbiamo più di 1.000 utenti che vengono da più di 50 paesi. Una caratteristica di Elettra, questa è un po' la distribuzione degli utilizzatori scientifici, una caratteristica di Elettra è questa, cioè quella di, a differenza di tanti altri sincrotroni, soprattutto europei, di non avere la maggioranza di utenti nazionali, cioè è estremamente internazionalizzata. Vi può sembrare tanto questa fetta di utenti italiani, ma in realtà generalmente le macchine sono per la maggior parte utilizzate da utenti nazionali. Questo è anche legato a molte collaborazioni che abbiamo con altre istituzioni di ricerca e entità che permettono appunto questa apertura, questa differenziazione. Ed evidentemente se portiamo
a Trieste i migliori scienziati a livello nazionale, questo si traduce anche in una crescita importante della, del know-how locale e della competenza delle persone, sia a livello scientifico sia a livello tecnico, evidentemente. Le caratteristiche della società fanno sì che ci siano tutta una serie di partnership che vanno dal, ovviamente dall'Area Science Park, che è il nostro padrone per certi versi, all'Agenzia per l'Energia Atomica, alla Central European Initiative e a tanti altri, e a tanti altri centri europei. Forse avete visto di sfuggita nella mission di Elettra che c'è anche il fatto di fare da interfaccia, chiamiamola così, e supporto e non ente ma attuatore dei finanziamenti italiani ad altri grandi progetti infrastrutturali europei. Attualmente in Europa ci sono molte come posso dire, cantieri di costruzione di quella che viene chiamata la Big Physics, dalla European Spallation Source che sta che è una sorgente di neutroni che sta a Lund Svezia, fino a ELI, che è l'Extreme Light Infrastructure, che sono tre pillars, tre facility, una Bucarest, una Praga e una Budapest, che diventerà sostanzialmente la più evoluta sorgente laser, in questo caso, al mondo. E Elettra riceve tipicamente finanziamenti dallo Stato per erogarli poi, sia in termini cash minimamente, ma soprattutto in termini di in-kind contributions a questi grossi centri. Per esempio lavoriamo con Sesame, che è una cosa bellina, nel senso che è un sincrotrone nato nel Medio Oriente, in Giordania, dove i soci sono, questa è science di diplomacy, i soci sono, pensate, l'autorità palestinese, Israele, Iran, Egitto, Cipro, Turchia, tutti assieme, stanno tutti assieme. È un po' come posso dire, una ripetizione nel Medio Oriente di quello che è stato il CERN negli anni 50 in Europa, no? Dopo, per mettere insieme nazioni che fino... Quanti anni ha Sesame? No, Sesame, guarda, sono stata all'inaugurazione pochi mesi fa. No, il progetto è di 10 anni fa, però sta entrando in funzione adesso. Dopodiché, sempre per le nostre caratteristiche, siamo soci di Confindustria, dal punto di vista privatistico, Federmeccanica, e con tanto di RSU e classica e via dicendo, e poi ovviamente lavoriamo, tanto per citare qualcuno, con la FBK a Trento piuttosto che IT qua, e via discorrendo. E dal punto di vista industriale, date un'occhiata, ma questo è solo un sottinsieme di clienti che si rivolgono a noi, come peraltro a tanti altri sincrotroni in giro per l'Europa. E io vi chiedo scusa, corro un po', ma gli argomenti sono veramente tanti. Allora, dicevo, macchine cosiddette di terza generazione, le macchine che sono in funzione adesso dal punto di vista circolare. Queste sono le macchine classiche. Quindi prendo degli elettroni, li accelero alla velocità della luce, li faccio girare nella giostra, per quello che la definisco giostra scherzosamente, man mano che girano emettono luce. Emettono luce e alimentano tutte queste beamline contemporaneamente. Quindi, tanto per dare anche un senso pratico, ordine di grandezza buttata lì, perché poi dipende dall'esperimento, dipende da quanto lavoro ci dobbiamo mettere noi, via dicendo, ma l'ora di luce su una macchina di questo tipo, malissimo contata, vale 500 euro. Non sono cifre folli. Se voi pensate che molte aziende che si sono picchiate per 10 anni su un problema vengono lì e in 2 ore glielo risolviamo, una giornata, 2 giornate, ma i numeri sono assolutamente affrontabili, no? senza grossi traumi. Ai tempi degli anni 80, delle guerre stellari di Reagan, perché lì è l'origine, si comincia a dar corpo a un principio che stava sui libri da molti anni prima, che è quello del laser elettroni liberi. Cos'è il laser elettroni liberi? È sostanzialmente una macchina, una grossa macchina, che permette di fare impulsi estremamente brevi, estremamente energetici,
nel campo dei raggi X. Un'idea era quella di tirare giù dei satelliti, poi per fortuna non si è andati su quella strada lì, però si è cominciato negli anni 80 a pensare di fare macchine per uso in civile, per uso scientifico. Attualmente, vengo al dunque, attualmente ci sono 4 macchine di queste dimensioni al mondo. Quindi centri come Elettra che hanno sia l'anello sia il laser elettronico libero, ce ne sono 4. Arima in Giappone, Stanford, SLAC e DESI ad Amburgo, o XFEL, l'European XFEL. Come funzionano queste macchine? Intanto subito c'è da dire una cosa che colpisce abbastanza. Se la luce emessa da Elettra è 10 miliardi di volte, a 10 miliardi di volte l'intensità della luce solare, tanto per capirci, la luce emessa da Fermi ha 10 miliardi di volte l'intensità della luce emessa da Elettra, quindi un fattore 10 alla 20. Per darvi l'idea, vengono generati impulsi dell'ordine di 10 femtosecondi, 10 milionesimi di miliardesimi di secondo, con energie ottiche di grosso modo 5 gigawatt, che vuol dire che è come se scaricassi l'energia di alcune centrali nucleari trasformandola in potenza ottica tutta in quell'impulso. Allora, cosa ti permette di fare questo? Ti permette di fotografare la natura quando è ferma, perché a 10 femtosecondi non si muove nulla, le molecole sono ferme. Si muovono ancora un po' gli elettroni, ma le molecole sono ferme. Allora, questo ti permette di fare, di vedere come avvengono le reazioni chimiche. Pensate alla catalisi. Se tu riesci a studiare il meccanismo della catalisi, forse riesci a fare dei catalizzatori artificiali che non siano platino o roba di questo genere. Pensate, lo stiamo facendo, alla sintesi clorofilliana. I meccanismi con cui le foglie assorbono la luce e riescono a immagazzinarla sono fenomeni che avvengono all'ordine di questi tempi. Allora, se tu riesci a studiare queste dinamiche, riesci poi a fare dei materiali che abbiano le stesse caratteristiche. Però non è banale, perché immaginate questo con un esperimento mentale. Allora, Fermi permette di fare dei film ad altissima velocità. È chiaro che se tu hai una Ferrari che corre, non la puoi fare con l'otturatore lasciandola aperta un secondo, perché non vedi nulla, la devi fare con tempi pari congruenti con la velocità dell'evento, no? Quindi se vuoi filmare eventi estremamente veloci, devi avere un otturatore estremamente veloce. Allora, immaginate questo esperimento mentale. Io ho un bidone di ossigeno, un bidone di idrogeno. Li combino e viene fuori dell'acqua. Ma come? Come si forma la molecola? Allora, io sparo ossigeno e idrogeno, mentre avviene la reazione, arriva l'impulso di luce, che becca la reazione in un certo punto, ripeto l'esperimento, alla fine avrò statisticamente tutti i momenti, però è come se avessi un film con i fotogrammi tagliati, li devo rimettere insieme. Beh, ci sono delle tecniche che si stanno sviluppando anche su Trieste, di sorting, per ricostruire il film e vedere come è successo sostanzialmente. E tu hai tutto il tempo, perché allora, per rendere l'esempio, 10 femtosecondi stanno a un secondo, come un secondo sta a 3 milioni e 200 mila anni. Allora, è come se tu facessi una fotografia in un secondo e poi avessi 3 milioni e 200 mila anni per studiarla. L'esempio regge, non è che sia. Perché? Perché tu dai questo impulso e poi nel tempo successivo vai a vedere qual è l'evoluzione. Come avviene l'esplosione di una supernova? Noi facciamo degli insiemi piccoli di atomi dove si spara dentro l'impulso laser. Ovviamente, il campione assorbe questa energia, ma non se ne accorge neanche, perché in 10 femtosecondi non succede nulla. Poi ha tutto il tempo di esplodere, tu studi l'esplosione e fai a livello microscopico la stessa cosa che fa una stella quando esplode, e quindi vai a studiare qual è la dinamica. Ecco, si possono fare delle cose, i FEL sono macchine talmente avanzate che la fisica che si può fare non la si conosce ancora. La si sta studiando man mano che
man mano che si va avanti. Però, momento, allora, bene, però abbiamo detto che generare luce, gli elettroni devono essere deviati. Ma se la macchina è lineare, come diavolo li devio? Beh, sostanzialmente in questo modo. Si fanno degli array di magneti orientati nord-sud, nord-sud, nord-sud. Queste macchine si chiamano a caso ondulatori, perché quando arriva l'elettrone e trova il campo in un senso, gira a destra, quando trova in alto gira a sinistra, ondula, e man mano che ondula sostanzialmente trasferisce energia dall'elettrone al fotone che viene generato, per poi generare questo, appunto, questo impulso di luce con queste caratteristiche di, ho perso il mouse, con queste caratteristiche di estrema coerenza, estrema energia e bassissima durata. Tanto per darvi l'idea, ecco, questo è un interno della macchina. La nostra è una macchina piccola, nel senso che è lunga 450 metri, le altre sono lunghe alcuni chilometri, però è più sofisticata di tutte. Cioè, le caratteristiche della luce emessa da Fermi sono tali per cui ancora per i prossimi 5-10 anni la fisica che si fa a Trieste la si fa a Trieste, punto, almeno nel sistema solare. Poi nelle altre galassie non lo so, però sicuramente per il momento la si fa qui in Italia e a Trieste. Dici, ma perché? Più che a Slack non ci riescono a fare. Ci stanno cercando di copiarci, ma non ci riescono. Perché gli andrei nel tecnico e non ho il tempo. Ma mentre l'emissione spontanea, quindi lo spettro di emissione è instabile e sporco, no? La nostra è un'emissione stimolata, sovrapponendo un laser di seeding sostanzialmente, e quindi lo spettro è assolutamente pulito e stabile. E quindi puoi fare delle cose nel dominio temporale che dalle altre parti non le riesci assolutamente a fare per nessuna ragione. Di più, una cosa interessante. Al momento di costruire Fermi, negli anni 2000, l'allora management, e specificamente il professor Carlo Rizzuto, che poi è la persona che mi ha tirato a Trieste, by the way, decise di costruire questa macchina, e il problema era quello di costruire, di realizzare le lampadine, cioè questi array magnetici che si chiamano ondulatori, che più o meno vedete qua, e bisognava farne una ventina, due anni. Allora, lì c'era la scelta: me li faccio in casa perché ho la tecnologia, oppure li compro? Beh, ho la tecnologia, però un conto è farne uno o due all'anno, come si era fatto in passato, e un conto è farne 22 anni. Beh, allora li compro. Non c'è capacità industriale in giro per il mondo per farli, dovrei andare da due o tre fornitori diversi, con necessità di omogeneità che non riesco, ecco, questa è un'altra fotografia della linea degli ondulatori, che non riesco ad avere. Allora, preso una decisione, non posso dire, azzardata, per non dire quasi suicida, che era quella di fare un bando per assegnare all'industria la costruzione di questi, ma attraverso un double object tender. Cioè, io cerco dei fornitori che però non forniscono direttamente, faccio una società insieme a me. E nacque nel 2007 una società di cui, ahimè, sono ancora amministratore io, che si chiama Kima. Kima, tra parentesi, vuol dire onda in greco. Ecco. Che nacque così, ve la faccio molto breve, nacque come joint tra Elettra col 51%, una società di Lubiana che si chiama Cosilab, che è del settore, e Euromisure, che è una società di Cremona, di Pieve San Giacomo, poi acquisita dal gruppo tedesco Vica, che insieme fecero Kima. E Kima realizzò on budget, on time, on schedule, tutti questi 20 ondulatori. Per fare questo, proprio per una decisione di Elettra, venne fatto un workshop a Sejana, che è a 10 km ma lato sloveno, e là Kima fece una società locale che si chiama Kima Tecnologia D.O. Questo è il capannone di Kima a Sejana, e nel laboratorio vennero realizzati tutti gli ondulatori per Fermi. Dopodiché
qui non ci credeva nessuno, gli scettici si sbellicavano da ridere al solo pensiero, entriamo sul mercato e Kima ora è il leader mondiale di questo settore. Fatturiamo 3 milioni e mezzo all'anno e sostanzialmente a livello industriale abbiamo fatto fuori tutti. Diciamo che gli unici due concorrenti sono Hitachi per una classe particolare di macchine e una società che sta in Danimarca, che è Danphysique, ma che si sta quasi ritirando dal mercato. È una nicchia in un mercato di nicchia, tutto quello che si vuole, però tant'è, a livello industriale si è entrati e si è fatto direi un ottimo successo. Ecco, Dove vanno questi ah, ondulatori? vanno in altri centri come questo, come Letra. Allora, visto che ce ne sono quattro per il giro. Ah no, un momento, ce ne sono quattro, chiedo scusa, avete ragione. Allora, torno un attimo indietro. Allora, ce ne sono quattro al mondo che hanno l'anello di accumulazione e il laser elettroni liberi. Dopodiché, quindi i laser elettroni liberi di queste dimensioni sono quattro in giro per il mondo. Di anelli di accumulazione di questa dimensione ce ne sono una quarantina. Ce ne sono una quarantina, quindi tutti usano macchine di quel tipo lì. Questo mi dà agio per rispondere alla domanda e farvi vedere una cosa che è di lunedì, quindi proprio direi che più fresca di così non può essere. Lunedì a Bruxelles è stata lanciata l'IPS, che è la League of European Accelerator Based Photon Sources. Questi sono i soci europei, sono 16 entità. Qui ci sono alcune immagini, questa è Lettra a Trieste, questo è Alba che sta a Barcellona, questo è Diamond che sta a Oxford e questo è Soleil che sta a Parigi. E sostanzialmente, come vedete, la faccia al di là dell'architettura però è molto simile. E quindi diciamo di macchine grandi, allora di macchine grandi allora macchine grandissime in Europa ce ne sono due sostanzialmente, che sono Max IV a Lund e ISRF a Grenoble. Elettra è una, che sono macchine diciamo, che hanno una circonferenza sui 500 metri, 500, 600, 700 metri. Grandi vuol dire che poi vanno verso i raggi X molto duri sostanzialmente. Elettra è una macchina grande, poi ce ne sono diverse sicuramente più piccoline. Elettra, Diamond, Soleil, Alba, PSI a Villingen, sono tutte macchine di questa dimensione, diciamo. L'IPS, sostanzialmente, ecco, questa è così un'immagine della distribuzione di questo tipo di centri. Ecco, questo tra l'altro in Europa, e questo dà un po' la sensazione, nel senso che questo è un mondo abbastanza sconosciuto, ma in realtà è un mondo estremamente presente, estremamente importante oggi. Cioè la fisica dei materiali o la si fa lì o la si fa lì, è quella avanzata. Non è che ci siano, ad esempio, tutta la biologia strutturale, quindi lo studio delle proteine, e viene fatta esclusivamente nei sincrotroni. Pensate che questi sono i numeri in giro per l'Europa. Scusa, l'altro in Italia che era all'altezza dell'isola d'Elba, cos'era? È Frascati. Però, dunque, a Frascati, che è entrato dentro l'IPS, in realtà a Frascati c'è un piccolissimo FEL, che serve come per fare la fisica di macchina, e poi Daphne, che è la macchina che sta a Frascati, che è un collider, elettroni positroni, ha qualche linea di luce. Due o tre linee di luce, però sono di quelle passive, nel senso che quello è un collider e usano la radiazione spuria per fare qualcosa. Ma diciamo che in Italia c'è come macchina grossa c'è Elettra sostanzialmente. Però guardate un po' i numeri, eh. Qui abbiamo 14.500 strutture di proteine che sono state depositate nel protein database in 4 anni. Sono stati forniti 60.500 shift di 8 ore l'uno. Dunque, sono state fornite in Europa più di 497.000 ore di tempo macchina. C'è una comunità di oltre 24.000 utilizzatori provenienti da 93 paesi. Complessivamente abbiamo oltre 70.000 visitatori all'anno. A Trieste abbiamo più di 9.000 visitatori all'anno. Che riusciamo a gestire.
Sono 16 organizzazioni con 19 macchine, di cui 13 sincrotroni e 6 FEL, di cui i FEL grossi sono due, sono Trieste ed Amburgo. E poi ci sono delle macchine, come posso dire, non dico tabletop, ma alcune macchine da laboratorio universitario, ecco, qualcosa di questo genere. Quindi questo è un mondo spesso sconosciuto, ma assolutamente vivo e direi fondamentale per l'evoluzione della tecnologia, dei materiali e per la scienza moderna. Ecco, questo ci sarebbero tante altre cose da dire, da far vedere, però ecco, mi fermo per lasciare almeno qualche minuto alla discussione, perché sennò continuo meno di 10. A parlare. Grazie, io, Marco. Chiacchierone come sono e non...